Dopo un mese esatto, il Vasto Marina ritrova la vittoria, superando al Teofilo Patini i padroni di casa del Castel di Sangro, per i quali purtroppo continua a non vedersi la luce in fondo al tunnel della pesante crisi societaria. Il Castello, sulla cui distinta non figura l'allenatore, ritrova tra i pali Big and Comer e si schiera con uno spregiudicato 4-3-3 con il trio Tabarini, Italiano, Sansonetti, terminali offensivi, capitano D'Aloisio in mediana e l'esperto Bisbano a guidare il pacchetto arretrato. 4-2-3-1 invece per Vasto Marina, con Soria terminale offensivo supportato da Lupo, Gimo Aziz e Maia, mentre Ottaviano e Lungo sono i baluardi davanti alla difesa. Pronti via ed il Vasto Marina sblocca il risultato. Quarto minuto, Soria è abile ad evitare l'offside castellano e capitalizza al meglio il perfetto assist di Gimo Aziz e mette dentro il pallone dell'1-0 con l'estremo di casa che non può nulla. Sembra il preludio ad un match scoppiettante e ricco di emozioni, ma purtroppo così non sarà. Entrambe le compagini mostrano agonismo con il contagocce e la barba da una parte e Big and Comer, a parte il gol, dall'altra, rimarranno spettatori aggiunti della contesa sportiva, che fa registrare solo qualche conclusione senza pretese su entrambi i fronti. Il match regala la seconda ed ultima emozione della prima frazione al minuto 35. Sansonetti approfitta di un errore di disimpegno della difesa ospite, guadagna il fondo e mette dentro il pallone sulla testa di Mazzocco, il quale però fallisce incredibilmente la palla dell'1-1, occasione che di fatto chiude la prima frazione. Alla ripresa del gioco ci riprova subito Soria, che si accentra e lascia partire un destro fuori non di molto. All'ottavo però arriva l'episodio che rimette in partita il Castello. Italiano anticipa il diretto marcatore e finisce a terra per Morganti di Avezzano in rigore, decisione che scatena le proteste biancorosse, proteste che non inducono il ripensamento l'arbitro e D'Aloisio dagli 11 metri spiazza la barba e mette dentro l'1-1. Vecchiotti cerca di correre subito ai ripari, richiama Lupo e Gimo Aziz ed inserisce Sputore d'Esposito, ma sono i padroni di casa che sfiorano il sorpasso al 21esimo con l'invenzione di Di Padova, che cerca di beffare la barba fuori dei pali, il quale si salva con l'aiuto della traversa. Castello sfortunato, gli innesti giovano agli ospiti e dal 26esimo una perentoria percussione di Soria mette in condizioni Esposito di siglare il gol del nuovo vantaggio e far tirare un grosso sospiro di sollievo a Ottaviano e compagni. Di Padova, il migliore dei suoi, prova a rimettere le cose a posto, ma il suo piazzato non inquadra lo specchio. Il Castello finisce praticamente qui ed il finale di gara è tutto per il Vasto Marina, con Soria che si è già protagonista. Prima trova un attento Big and Comer che gli dice di no, poi approfitta di una carambola dopo lo slalom di Esposito e mette dentro il pallone del definitivo 3-1 ed infine, proprio in chiusura, fallisce il quarto gol. Nel dopogara, capitano Ottaviano è soddisfatto per i 3 punti, mentre tra i padroni di casa il DG Petrosino è alla ricerca di quello che occorre per evitare che Castel di Sangro possa scomparire. È stata una partita veramente difficile per noi. Venivamo da un periodo un po' dove balbettavamo e volevamo a tutti i costi questi 3 punti, ci siamo riusciti. Abbiamo veramente avuto delle grosse difficoltà perché comunque il Castel di Sangro si è rivelata squadra arcigna, tosta, e che non ha lasciato niente al caso comunque. Siamo contenti per i 3 punti. Occorre, chiaramente alla squadra occorre un allenatore che non c'è. Occorrono 3-4 giocatori, diciamo, di categoria che non ci sono. A questa squadra, così come abbiamo fatto l'anno scorso, mettendo quella che è il minimo che occorre per poter fare degnamente un campionato d'eccellenza, io sono convinto che potremmo sicuramente fare ripetere il risultato dello scorso anno. L'unica cosa che occorre è l'organizzazione, occorrono i soldi, occorre un presidente. Presidente che a livello locale non c'è, presidente che io, nominativo e sponsor che ho portato mercoledì al comune, e siamo in attesa di una risposta.